In una cinquina di storie prevalentemente personali, intimistiche, di forte impatto e intensità emotiva, era quasi inevitabile che a vincere la 77esima edizione del Premio Strega fosse Come Daria, il libro di Ada D'Adamo, scomparsa poco dopo essere entrata nella dozzina dei semifinalisti. Il libro è arrivato manoscritto, mi è arrivato manoscritto, quindi ci ho creduto fin da quando l'ho letto la prima volta, perché la prima volta che l'ho letto era già il libro meraviglioso che avete letto stasera. Quasi non ci abbiamo dovuto mettere le mani, quasi non c'è stato editing su questo libro. Come tolto la seconda domanda, come ci hai lavorato? No, davvero, io non ci ho lavorato sempre e soltanto Ada, perché pur essendo un esordio aveva una coscienza di quello che stava facendo abbastanza impressionante. Rimane comunque l'impressione che l'immedesimazione nella sorte della narratrice ponga in secondo piano l'attenzione alla scrittura. Per un esito finale che certifica una spaccatura tra chi scrive per coinvolgere nel proprio vissuto il lettore e i pochi che ancora credono nella capacità della letteratura di inventare mondi e creare suggestioni con il solo strumento della lingua. Cosa che magistralmente fa uno dei grandi esclusi della cinquina, Ferrovie del Messico di Gianmarco Griffi, sicuramente il libro più originale e riuscito degli ultimi tempi. Trovo che sia un grande libro, un libro epico-comico. È vero che è un po' lungo, è un po' forse in questo anacronistico, diciamo, però... Meravigliosamente anacronistico, ma veramente è epico-storico-comico. Ecco, è anche molto divertente quel libro, un po' strampalato, un po' visionario, è un libro che raccomando. E raccomandiamo anche noi, anche se non è arrivato qua. Bene.